preparato per voi il risotto alla boscaiola, ovvero risotto con funghi e salsiccia. Andiamo a vedere come l'ho preparato, gli ingredienti che ho utilizzato e tutto il procedimento con il nostro Messier Cuisine Connect oppure con il Messier Cuisine Plus. Gli ingredienti per preparare il nostro risotto con funghi e salsiccia o alla boscaiola sono uno scalogno, dell'olio, 300 g di riso, 600 g di brodo vegetale, 200 g di funghi, due salsicce tagliate in pezzi, 50 g di vino. La prima cosa che andiamo a fare è tritare il nostro scalogno mettendolo nel boccale. Quindi inseriamo lo scalogno all'interno del boccale e lo impostiamo 10 secondi a velocità 6. Adesso, aiutandoci con una spatola, andiamo a portare sul fondo del boccale tutto ciò che inevitabilmente è salito sui bordi e sulle pareti. Dopodiché andiamo a mettere l'olio perché procediamo a rosolare il salogno. Quindi l'olio regolatevi ad occhio, io in genere tendo ad abbondare perché l'olio mi piace molto. Impostiamo quindi la funzione automatica rosolare. Diminuiamo leggermente il tempo, invece di 7 minuti facciamo 4. A questo punto mettiamo la salsiccia. Impostiamo di nuovo la funzione rosolare per 3 minuti. È già impostata, quindi setto soltanto il tempo a 3 minuti. A questo punto mettiamo il vino direttamente dal foro. Io lascio in genere, quando metto il vino, lascio sempre il tappo. Il buco del tappo aperto in modo che possa evaporare meglio e impostiamo di nuovo 3 minuti rosolare come prima, quindi stessa temperatura 3 minuti. Adesso è il momento di aggiungere i funghi. Se come me avete preso quelli in scatola precotti, potete fare direttamente il programma di rosolatura che vi illustro tra poco. Altrimenti, se usate i funghi freschi, fate prima questo programma di rosolatura che vi vado ad illustrare, dopodiché cuocete per 10 minuti, velocità 1, funzione reverse a 100 gradi. Quindi io ho i precotti e faccio solo la rosolatura. Funghi. Rimetto il tappo e faccio di nuovo una rosolatura a 4 minuti. Arrivati a questo punto, vi ripeto, se avete usato dei funghi freschi, dovete impostare ulteriormente una funzione di cottura normale di 10 minuti, velocità 1, 100 gradi, reverse. Una volta terminata questa operazione, andiamo a mettere la farfalla all'interno del nostro boccale. E andiamo a mettere il riso. Rosoliamo il riso impostando 3 minuti. Funzione automatica rosolare a 130 gradi. Adesso potrei mettere direttamente il liquido dal foro del misurino, ma voglio aprire perché voglio spostare, come sempre, il riso che è salito sui bordi del boccale verso il basso. Quindi faccio questa operazione. Verso
il brodo che deve essere ben caldo. Aggiungo il sale, pizzico. Vado ad impostare, esco dalla funzione automatica, quindi vado ad impostare la funzione manuale ed imposto il tempo di cottura del riso, che nel mio caso è di 12 minuti, velocità 1, 100 gradi, con funzione reverse, e do il via. Se arrivato quasi al termine della cottura vedo che il mio riso comunque risulta troppo liquido, che il brodo che non è evaporato abbastanza, posso togliere il tappo per far evaporare meglio la parte liquida. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Il tempo di cottura è trascorso, adesso metto una noce di burro direttamente dal tappo del misurino e vado ad impostare 20 secondi, velocità 1, funzione reverse, e do il via. Il riso è pronto, vado ad impiattarlo e vi faccio vedere il risultato. Ecco pronto il nostro riso alla boscaiola, ovvero con funghi salsiccia. Io l'ho condito con del pepe, se vi piace potete mettere anche del parmigiano o altre spezie che sono di vostro gradimento. E spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, potete mettere un like a questo video e seguire il nostro gruppo Facebook Messer Cuisine Connect Plus Italia. In più, potete iscrivervi a questo canale YouTube in Cucina con Messier per restare aggiornati sui miei video e seguirmi sempre sul sito www.messierricette.it. E buon risotto per tutti!